Giacomo è stato un nostro amico, un nostro papà, pronto a darci una pacca sulla spalla e a memorizzarsi nei nostri problemi, anche quelli familiari. Sempre pronto, sempre disponibile. Auguri, auguri, auguri ancora. Signor Giacomo, auguri, buon compleanno. Come vede, siamo sempre al lavoro, così come ci ha insegnato e ci sprona ogni giorno a fare lei. Ancora grazie per tutto quello che lei riesce a trasmetterci e la voglia che ci dà ogni giorno. Un abbraccio! Giacomo, le auguro che il tempo da questo momento in poi scorra sempre più lentamente. Questo è un augurio per lei e anche per me, perché non sono le stesse cose, però c'è in qualche maniera, spero di arrivarci nelle sue stesse condizioni. Tantissimi auguri, signor Giacomo, se lo merita. Ciao Giacomo, tanti auguri, ti voglio bene, un abbraccio e grazie di tutto. Signor Giacomo, buongiorno e auguri, mi raccomando, faccia in modo che non le faccia notte innanzi a sera come lei ha predicato tanti anni. Un bacione, auguri ancora, arrivederci. Signor Giacomo, io la ringrazio tantissimo e le faccio i miei migliori auguri di buon compleanno, 100 di questi giorni. Per l'assemblea sindacale di oggi non c'era scritto appunto dell'ordine del giorno, però penso che sia doveroso ricordare in questa assemblea quello che sono i valori del gruppo Ferrara, dell'azienda, anche perché è un'azienda che da tantissimi anni, Franco, tu hai 39 anni, 39. Quindi c'è gente che ha anche più di 40 anni, parecchie persone che sono andate anche in pensione. Ricordare quello che sono i fondatori di questa azienda, anche perché se non ci fossero stati i fratelli Ferrara, oggi non ci sarebbe questa azienda, non ci sarebbero questi lavoratori qui riuniti con una possibilità di fare anche attività sindacale e avere un posto di lavoro che renda le proprie famiglie, dia la possibilità alle proprie famiglie di avere una vita dignitosa. E quindi auguri, signor Giacomo! Applausi.